Hola, mi chiamo Virginia, sono venezuelana e oggi voglio condividere con voi una poesia del poeta venezuelano Juan Liscano. La poesia si intitola La situazione, in italiano La situazione. Con questa poesia il poeta ci invita a rompere schemi, ci invita a riflettere e ad agire dinanzi alla vita, ci invita a lottare per i propri obiettivi e a non fare soltanto ciò che la società si aspetta di noi. La leggerò prima in spagnolo e poi in italiano. Se hizo tarde, la lucidez protege de la desolación. Se hizo tarde para emprender el viaje hacia el conocimiento libertador. Somos siervos de los artificios inventados por nosotros mismos, siervos de máquinas, de imágenes sustitutivas del mundo, de raudales energéticos hurtados al cosmos. Nos infecta el afán de poder, el ansia de dominar sin merecimiento. Sin embargo, a veces se oyen llamadas troncas, ecos de grandes luces, anuncios de desgarradoras celestes. Aviene la nostalgia inexplicable de lo perdido sin haberlo tenido, de lo nunca vivido. La multiplicidad ahoga. Se pertenece a la multitud, a lo relativo, a lo virtual, a lo ilusorio. Sin embargo, se escucha de pronto fluir en uno mismo el manantial secreto. Se respira un súbito perfume. Se aprende mirando las olas la fuerza de alzarse, de romper y volverse a levantar, intacto. Buscar a la piedra ardiente, seguir el árbol caminante, cantar a las torres del viento, llenándose de los helechos colgantes. Pero no será muy tarde. Si è fatto tardi, la lucidità protegge dalla desolazione. Si è fatto tardi per iniziare il viaggio verso la conoscenza liberatoria. Siamo servi degli artifici inventati da noi stessi, servi delle macchine, delle immagini sostitutive del mondo, del torrente energetico buttato dal cosmo. Siamo influenzati dal desiderio di potere, l'affanno di dominare senza meritarlo. Tuttavia, a volte si sentono chiamate troncate, echi di grandi luci, annunci strazianti. Sopraggiunge la nostalgia inspiegabile di ciò che si è perso senza averlo mai vissuto. La multiplicità annega, si appartiene alla folla, al relativo, al virtuale, all'illusorio. Tuttavia, all'improvviso, si sente scorrere dentro di noi una sorgente segreta. Si respira un improvviso profumo. Guardando le onde si impara ad alzarsi, spezzare e ricomporsi intatti. Cercare la pietra ardente, seguire l'albero che cammina, cantare alle torri del vento, riempendole con le felci appese. Ma non sarà troppo tardi. Grazie.